Mister Rosso, allenatore del Chiaravalle, al termine della partita persa con lo Scandale per 4-1, però il risultato inganna un po', mister. Ma è stata una partita condizionata dopo 10 secondi per il rigore che ha concesso a loro. Era un rigore giusto, ma l'espulsione dopo 10 secondi è una cosa un pochettino affrettata e condizionata tutta la partita. Diciamo di sì, potevamo fare meglio, però secondo me è un pochettino bugiardo il risultato. In questi termini sicuramente, ma anche la vittoria è bugiarda? No, devo dire che la vittoria è meritata. Certo, sul 2-1 abbiamo preso il terzo gol, è clamoroso, cioè un tiro in porta da parte loro, una palla stoppata con le mani da parte loro e poi hanno fatto il gol. Errori sviste clamorosi, diciamo, ecco, condizionata anche da questi episodi. Comunque, anche se in 10 vi siete fatti valere per molti minuti, tutto il primo tempo e una parte del secondo tempo. Quindi. Sì, ce la siamo sempre giocata anche in 10, devo dire. Non ci hanno mai messo in grandissime difficoltà, nonostante in inferiorità numerica. Però secondo me, anche se la vittoria, come ho detto prima, è stata meritata, gli episodi ci hanno condannato alla grande. Sul nostro gol, sul rigore, lì è clamoroso l'errore dell'arbitro, cioè se tu fischi un rigore per un fallo di mano con la palla diretta in porta, almeno devi ammonire o togliere o espellere l'avversario. Non ha fatto né uno né l'altro, è andato buttato un pochettino in panico, è andato in tilt, non ci ha capito più niente. Fermo stando che la vittoria secondo me è giusta. Che voto darebbe all'arbitro, visto che ne parla in questi termini? Non è che do voti, ha fatto degli errori clamorosi, evidentissimi, e ha condizionato la partita. E ripeto, la vittoria è meritata da parte dello Scandale, però degli errori sono stati di un clamoroso incredibile. Il vostro portiere, mi ricordo il nome? Il nostro portiere si chiama Meloni. E Meloni è classe 99, il portiere titolare? Sì, 99, ma... È il portiere titolare? Ah, complimenti, ci vuole coraggio bravo. Schierare un quindicenne in porta. Oggi avevamo tantissimi under, sì. 11, avevamo 7 under. Sì, ho visto la distinta. Sì, è una scelta societaria. Ma avete assenze per squalifiche, anche qualcosa, infortunio, insomma, forse. Ogni domenica giochiamo così con 6 o 7 under in campo, ecco, è una scelta nostra. Tutti i ragazzi di sì, Chiaravalle? Sì, tutti il posto, tranne qualcuno, massimo 15 km di distanza della zona, sì, diciamo. Sì. Domenica prossima andate, e sabato perché ci sono le lezioni, andate? Sabato giochiamo con le Minieri in casa, è una partita per noi fondamentale. Cioè, dobbiamo veramente... voi venite adesso siete alla sesta sconfitta. Sesta, settima, adesso non ricordo più, ma stiamo perdendo di continuo. Purtroppo è una squadra molto giovane, inesperta, e ci può stare che si perda in questa maniera. In questa maniera così degradante no, perché oggi, ripeto, ci sono stati degli errori madornali, errori inconcepibili. Parte dell'arbitro, sì, dice sempre. Ti penalizza. Noi effettivamente non è che abbiamo sofferto più di tanto, però il risultato è pesantissimo per quello che si è visto in campo. In bocca al lupo per il futuro, mister. Grazie a voi.